Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e sono il profeta fatato del giardino che non c'è, destinato a salvare il mondo. Benvenuti in questo mio nuovo psicocrimine. Lo psicocrimine di cui voglio parlare in questo video è di che cosa sia veramente la matrice, il sistema. Cos'è la matrice? Cos'è il sistema? Ma lasciate che vi guardi negli occhi quando vi dico la verità. Il mondo di oggi non è ciò che era prima. Che cosa c'è di differente? No, non sto parlando di differenze fra il mondo industriale e tecnologico, l'età dell'informazione e l'impero degli antichi romani o le polis dell'antica Grecia. No, perché già quelle civiltà che noi adesso consideriamo antiche, civiltà di 2000 anni fa, ma che dico anche già l'antico Egitto, che noi chiamiamo antiche, quelle erano già il nuovo mondo, prima della civiltà. Quello era il vecchio mondo, la preistoria. Ecco, dal momento in cui la tribù si è riorganizzata per gestire quella che in verità era una tribù molto, molto più grande, ecco, in quel momento è nata la matrice. In quel momento è nato il sistema. Se ci guardiamo un film con quel bellissimo attore che è Keanu Reeves, ecco, se ci guardiamo il film The Matrix e i suoi seguiti, vediamo una sorta di futuro distopico. Ma la verità dietro il film The Matrix è che quel film non è un film di fantascienza, quel film è un documentario. Viviamo già dentro la matrice e siamo già dentro la matrice. Ma questi corpi fisici non sono in realtà la simulazione digitale di un corpo fisico che sta all'interno di un bozzolo. Dal quale viene succhiata via la sua energia dalle macchine, no? Non è letteralmente così. Questo corpo fisico in realtà è semplicemente l'io virtuale dell'idea che c'è di noi in quello che Platone chiamava il mondo delle idee. Non è altro, in termini moderni, che l'hardware per un software. Ma al di là di questa fenomenologia, al di là di questi esoterismi, abbiamo a che vedere con la società, con il sistema sociale. Per questo la matrice, quando io la chiamo matrice, la chiamo sempre nel mio quotidiano matrice sociale, perché la matrice sociale smette di esistere nell'istante in cui noi ci rechiamo nella natura, con gli alberi, con i ruffelli. La matrice è un termine matematico. È un termine matematico per indicare un insieme di numeri che non sono ordinati soltanto lungo una sequenza lineare, ma lungo una sequenza che è fatta di linea e colonna. E quindi la matrice finisce per essere, quando è bidimensionale, una disposizione quadrata di numeri. Ovviamente possiamo creare una matrice che abbia una forma tridimensionale. Ovviamente, se sappiamo andare
nella quarta dimensione e poi ancora in più elevati iperspazi, possiamo elevare qualunque matrice di genere matematico fino a qualunque ennesima dimensione. Ma tutti questi, il documentario col Keanu Reeves, il termine, il significato matematico del termine matrice, la matrice sociale, sono diverse idee che nel quotidiano di chiunque possono sorgere per far sì che venga spostato il velo dell'apparenza e si intraveda al di là di questo velo la vera natura della realtà fisica e metafisica. Quello che voglio dire è che quando siamo dentro una città, ognuno di noi ha il proprio posto, ognuno di noi, e noi siamo persone, ognuno di noi ha il proprio indirizzo. E poi quando ci spostiamo dal nostro indirizzo, quando magari non c'è la quarantena, ecco, andiamo a occupare un posto che è il nostro. Quando facciamo la fila alle poste come dal macellaio, io la fila dal macellaio non la faccio perché sono vegano, ma se non lo fossi farei la fila come tutti gli altri. Non vado alle poste perché uso le email, però capite che quando dobbiamo comunque andare negli uffici statali comunali iniziamo a fare la fila. La fila è una matrice lineare, all'interno della fila ognuno di noi ha il proprio posto. Se uno salta la fila, poi lo prendiamo dal collo e gli diciamo: "Meh, bello che fai il furbo", e poi gliene diamo tante e lo rimettiamo nel suo posto, nella matrice che è la linea. All'interno dei libri contabili dell'ufficio comunale ci siamo noi col nostro nome. Il nostro nome è all'interno di quei libri il nostro indirizzo, e noi all'interno di quei libri abbiamo il nostro posto. Insomma, l'indirizzo sono quelle coordinate che indicano il nostro posto nella matrice, e tutta la società è formata esclusivamente grazie all'uso delle matrici. Le matrici sono un sistema, sono uno strumento, sono un'idea razionale per fare un ordine nella natura irrazionale. Quando creiamo un frutteto, disponiamo in modo geometrico, secondo una geometria utile a noi esseri umani, non ad altre specie, disponiamo secondo una matrice gli alberi come desideriamo. Creiamo una matrice di alberi. E non si può fare niente, in verità, non si può costruire in modo umano senza l'utilizzo di una matrice. E poi che succede? Succede che la matrice, da che era uno strumento per sopravvivere nella natura caotica, diventa una gabbia, diventa una prigione, e all'interno della prigione ci sono le celle, e ognuno di noi ha la propria cella e non può uscire dalla propria cella. Ed ecco, basta un ordine di quarantena e l'intera città diventa una prigione. Se a voi l'ordine di quarantena ve lo danno nel bosco, voi comunque nel bosco andate dove vi pare e fate quello che vi pare. Insomma, quando siete nella natura siete liberi. Siamo liberi quando siamo nella natura. La matrice sociale esiste soprattutto e innanzitutto nelle nostre menti, e dopo viene proiettata al di fuori. Ed è quando viene proiettata al di fuori che inizia la confusione della mente della persona comune. La persona comune vede la matrice al di fuori di sé e pensa che sia naturale, non artificiale, che sia naturale, che esista a prescindere e che quindi vada a prescindere, rispettata, anche quando si tratta di sottomettere se stessi, non l'altro, se stessi. E allora la persona comune si fa schiava della matrice. Il ministero dell'amore vede la persona comune e la vede non come una persona ma come una pecora, e allora il ministero si fa
ministero dell'amore, si fa pastore di questa pecorella smarrita, e la pecorella smarrita viene guidata dal pastore, e il pastore si fa aiutare dal cane pastore. E chi ha scritto il libro 1984, dove parlava anche del ministero dell'amore, ha scritto anche La fatteria degli animali, con le pecorelle e i maiali, e insomma i cavalli e tutto il resto, gli asini. E io ci tengo a ricordare che siamo tutti uguali, che tutti noi esseri umani siamo tutti uguali, nasciamo tutti uguali e restiamo tutti uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Quegli alcuni più uguali degli altri vanno a creare, a costituire l'insieme dei pastori, il gruppo dei pastori, altresì detto ministero dell'amore. E il ministero dell'amore è quel gruppo di persone che mantiene l'esistenza e cura l'esistenza della matrice sociale, così che le persone comuni non possono andare in giro per la natura e scoprire di non essere persone comuni, ma di essere persone speciali, di essere persone uniche, scoprire che ogni sasso è unico nell'universo. Figuriamoci le persone! Ecco, al di fuori della matrice c'è solo libertà, al di fuori della matrice c'è solo verità. La verità non rende felici, la verità è una pillola amara da digerire, da mandare giù, ma la verità rende liberi, e la verità rende forti. Che solo se si è forti si può essere liberi, e solo se si è liberi si diventa forti. La matrice è questo, la schiavitù di un sistema sulle persone. E la matrice esiste perché alcune persone si sentono più uniche, più speciali di altre. All'inizio siamo tutti nati dentro la matrice e siamo all'inizio tutti persone comuni, ma per caso o per destino o per entrambi finiamo per diventare individui forti e liberi, e quindi usciamo dall'illusione della matrice sociale, usciamo dall'illusione del sistema, iniziamo a cercare Dio al di fuori di quei templi, di quegli edifici fisici che chiamiamo chiesa, cerchiamo Dio nella natura, non nelle costruzioni artificiali dell'uomo. E a quel punto dopo cerchiamo la giustizia nel nostro cuore, nella nostra capacità di perdonare l'altro, non all'interno dei tribunali e degli uffici degli avvocati. La giustizia la cerchiamo fuori dal sistema sociale. La libertà la cerchiamo al di fuori del sistema sociale, perché tutta la verità è sempre dentro di noi, e l'unico modo per uscire dall'illusione della matrice è andare ad esplorarsi dentro, conoscere se stessi, conoscere il proprio cuore. Ed è a quel punto che inevitabilmente questa ricerca porta quella persona non più comune nella natura. E lì si scopre la legge naturale, che non è quella del più forte, è quella di chi ha più fede. Sì, fede, ma non fede nel senso che ci si ripete una cosa nel dialogo interiore, iniziando a credere che sia vera, no. La fede è ben prima dei pensieri ed è prima dei sentimenti.
La fede è lo strumento del subconscio. E solo quando un individuo si ferma e si guarda dentro e smette di mentire a se stesso, che inizia a parlare col proprio subconscio. E così inizia a capire cos'è l'illusione del sistema. L'illusione di quell'idea che è il sistema. L'illusione di quell'idea che abbiamo dentro di noi. Quel pensiero del non dell'altra persona, ma degli altri, dello Stato, come se lo Stato non fosse di volta in volta una singola persona che si presenta di fronte a noi, una alla volta. Se tutte le persone scomparissero, scomparirebbe lo Stato. Lo Stato esiste quando pensiamo che esista questa entità al di fuori, che regola le cose. Le regola, ma non le cose, regola le persone, perché quelle persone credono nell'esistenza dell'idea, del sistema, dello Stato, della Chiesa, del Ministero dell'Amore. Non esiste questa cosa. L'unica cosa che esistono sono le altre persone, e le altre persone sono costruite psichicamente, fisicamente, spiritualmente, come noi, come me. Tu che mi ascolti, in questo momento sei come me. E quando dico me intendo essere umano, non intendo la proiezione digitale del mio io naturale. Perché quando mi guardi e mi ascolti, non stai guardando me come persona e non stai ascoltando me come persona, stai guardando delle luci che escono da uno schermo, stai ascoltando dei suoni che escono da una cassa sonora, stai guardando un insieme di codice binario tradotto in elettromagnetismo e vibrazioni acustiche. Attenzione a distinguere le due cose. Io non sono la mia immagine. Così come io non sono il giudizio che tu ti crei su di me. Mio caro adorato pensatore, mio caro adorato psicocriminale, combattente, guerriero contro il sistema schiavista del Ministero dell'Amore. E insomma, parlerò di come combattere il sistema, di come uscire dalla matrice in prossimi video. In questo volevo dire che cosa fosse la matrice, che cosa fosse il sistema. E quindi il sistema è soltanto un'idea, è l'idea di qualcosa che regola ogni essere umano, l'idea che lo Stato esista. Lo Stato non esiste, il sistema non esiste, esistono solo persone, e le persone sono sempre persone, anche quando diventano così insopportabili da comportarsi come macchine, e anche quando diventano così sfavorevoli da farsi tiranni invece che leader, invece che giusti, illuminati pastori di un povero gregge. E io a questo punto vi ringrazio per la co-creazione di questa interazione e vi auguro come sempre il meglio e solo il meglio, e vi saluto fino al prossimo Psicocrimine.